I lussureggianti giardini della villa californiana da 11 milioni di sterline del Prince Harry e Meghan Markle potrebbero essere minacciati dopo che è stato emesso un avviso di interruzione dell'irrigazione. Il duca e la duchessa spendono 15 sterline al mese per la manutenzione del loro giardino, che include rose perfettamente potate, cespugli di lavanda in fiore e ulivi secolari, secondo le stime di Luxury Hotel. Il mantenimento di questo lussureggiante spazio esterno è ora minacciato dopo che le autorità dello stato di Los Angeles hanno emesso un avviso di interruzione dell'irrigazione il mese scorso, minaccia di aumentare il costo già allucinante di occuparsi della loro vasta tenuta che si trova nell'esclusiva comunità a est di Santa Barbara. I residenti sono stati incaricati di preservare l'acqua a causa di una siccità che potrebbe innescare incendi nel paesaggio arido dello stato. Punto. Chiunque venga sorpreso a violare le regole dovrà pagare multe fino a 370 sterline. Le violazioni includono l'irrigazione dell'erba entro 48 ore dalla pioggia, il riempimento di fontane decorative e il lavaggio delle auto senza un ugello di chiusura sul tubo, arriva dopo la metà di dicembre, quando l'80% dello stato è caduto in condizioni di siccità estreme o eccezionali. Le nuove regole dureranno un anno e non ci sono eccezioni per i campi da golf o altre strutture ricreative. Punto punto. Un esperto locale di acqua, che non desiderava essere nominato, ha detto al Telegraph: c'è solo una certa quantità di acqua disponibile per la comunità, nessuno sa davvero quanta. Perché i ricchi dovrebbero essere in grado di drenare queste fonti d'acqua della comunità a piacimento, dai loro pozzi privati senza supervisione, solo per sostenere prati e giardini lussureggianti. I residenti che superano la loro indennità mensile sono penalizzati e fatturati in fasce di prezzo sempre più elevate. Anche la vicina di casa della coppia reale Oprah Winfrey, che li ha intervistati per la loro chiacchierata bomba lo scorso marzo, sarà influenzata dalla mossa. È emerso quando un esperto reale ha affermato che il contenuto proposto per la coppia con Netflix non suonava esattamente come se stessero incendiando gli spettatori o Hollywood. La commentatrice reale Daniela Elser ha affermato che più di 14 mesi dopo aver firmato un accordo, la coppia deve ancora fornire contenuti.